Di che scarpa si tratta? Quanto pesa? Allora, siccome ormai è mia e posso anche sbagliare, ti dico una Vaporfly Next Percent. Questa è domenica tipica da oratorio. Buongiorno Andrea, spero tutto bene. Stamattina non sono riuscito ad incontrarti perché domani pubblichiamo questo video di Nike. Mi è appena arrivata una scatola che contiene una scarpa che secondo me ti piacerà tantissimo, è un regalo che personalmente ti faccio. Come al solito, devi aprire la scatola con Nike, è abbastanza semplice, dire quanto pesa e di che scarpa si tratta e poi la proverai dietro al coniglio come al solito. Sembri Brad Pitt. Senti, ma questa me la regali te o arrivano con i coffee o con i... Questa te la regalo io, speriamo però che ci possano essere ulteriori coffee in modo tale che poi faremo altri unboxing e poi testeremo altre scarpe. Io sto già puntando alla chiodata nuova di Nike, che non so se uscirà, ma anzi no, non so quando uscirà e come si chiamerà e come sarà, ma sono sicuro che uscirà, quindi mezzo fondo sto parlando. Tra l'altro Andrea mi hanno detto che non avevo ancora fatto la recensione completa delle Zoom Fly 4, mi hanno in italiano si dice cazziato, quando la faremo? La facciamo presto, per di più oggi gli ho dato l'ultima botta per capire un attimino. Ho cambiato un po' anche opinione sulla scarpa, in bene forse. E sai che cosa? Dobbiamo fare anche la classifica delle chiodate, perché qualcuno adesso ci sta chiedendo, questo è vero, non me lo sto inventando come dici sempre l'amico di Instagram e di Facebook mi ha chiesto davvero le scarpe per correre le campestri. Forse video vecchi qualcosa avevamo detto, però potremmo anche farlo. Va bene, allora preparati che ti tiro la scatola. Ah, ecco, se mi tiravi il pacco era un'altra roba. Porca, ma questa l'hai lanciata malissimo, l'ho preso al volo. Sì, questo è facilissimo. Le metto via. Non ti servono le chiavi in nessun modo. Vai. Guarda, ah, non devo guardarle però, giusto? Devi indovinare di che scarpa si tratta. Beh, sappiamo che è Nike, quindi per te secondo me è abbastanza facile. Aspetta, ma siccome me le regalate posso anche sbagliare il peso e la... Puoi sbagliare tutto, tanto sono sicuramente tue. Il colore purtroppo. Ma il Purtroppo, colore però serve. ormai sembra una perculata perché le scarpe per me sono nere sempre, ma non ci sarà neanche un pizzico di bianco, immagino, sarà tutta nera. Di che scarpa si tratta? Quanto pesa? Bello che l'ho guardata anche, ma col sole in faccia non riesco a capire che scarpa è. Sicuramente c'è React. Corretto. E sicuramente è Flyknit. Sicuramente hai fatto il post su Instagram, sulle storie di Instagram tra le scarpe che non abbiamo recensito, ma in effetti non so per qual motivo abbiamo deciso di non recensirla, ed è stato un motivo stupido, comunque la Infinity React 2. Sì, assolutamente, assolutamente. Bella. Non so perché non l'abbiamo recensita, credo che era anche perché la Vomero era abbastanza duretta e questa qua rimaneva la scarpa più morbida dopo la Invincible, che è stata la scarpa del secolo, e quindi boh, in effetti stupidamente non l'abbiamo recensita, ripeto, non mi ricordo neanche il motivo, forse perché era già uscita da un po', ci eravamo persi il giro. Poi l'ultima volta ne abbiamo parlato e ci ho detto che ero rimasto praticamente senza scarpe ammortizzate, e allora hai preso la palla al balzo. E a questo punto quanto tempo mi dai per fare 200 km? Una settimana e mezza, 2 settimane e Due poi via. settimane, due settimane. No, perché poi tra l'altro non ho capito perché il coniglio si posiziona sempre strategicamente dietro di te o dietro qualunque persona che faccia un video, però io sono furbo perché metto l'85.000, quindi non lo si vede. Stai parlando arabo per me, io sto guardando la scarpa. Provala, dimmi se secondo te è stesso numero o mezzo numero in più e poi dopo la provi qua nel giardino e mi dici le tue prime sensazioni. Sto leggendo l'inglese, sto traducendo. Ma questa che mi sembra un'ottima scarpa. Ah, ci sono le calze di Rick e Morty, non so se si sono viste. Super fasciante. Aspetta che guardo la telecamera. Aspetta che riesco ad allacciarmene. Confermo stesso numero. Confermo che è
è molto precisa sul collo del piede e tutto il resto. Vabbè, dopo, il resto lo dico dopo la corsa, perché già solamente mettendolo al piede mi sto accorgendo di tante cose. Ci vediamo tra qualche minuto e poi mi saprai dire cosa ne pensi. Va bene, vado, mi metto su anche l'altra. Andrea, che dire? Secondo me, dal mio punto di vista, queste scarpe hanno il loro perché, soprattutto che adesso sono scontate al 50% su Nike, metto il link qua sotto nel caso in cui le volesse comprare. Dal tuo punto di vista, cosa ne pensi della stabilità di questa scarpa? Allora, intanto appena l'ho messa al piede ho sentito subito che era stabile. Qua guarda dove c'è il baffo. Già si sente. Il baffo è strano perché è una plastica fortificata, che si può dire, e c'è tutta questa zona qua poi che mantiene il tallone fermo, saldo, questo ultimo pezzo della conchiglia morbido, invece tutto il resto è duro. Lo sto spingendo, non ho la forza di Hulk, ma lo sto spingendo. Ed è una scarpa molto più dura rispetto alla Invincible, molto più dura rispetto alla Invincible. Mi ricorda in camminata barra corsetta la Pegasus 38. Sì, fa sicuramente meno casino il battistrada. E invece cosa appunto ne dici del battistrada con questa struttura un po' particolare? Allora, la struttura particolare è quella del Flyknit, del Flyknit e del React. Zona tallone, vabbè, come è solamente stilistico, mentre davanti ci sono un po' di zigrinature, secondo me daranno un buon grip alla scarpa. Adesso la testeremo subito su pista bianca, magari a ritmi diversi. Invece cosa dici dell'intersuola React rispetto invece alla Zoom X? Poi chiaramente, se questo video dovesse raggiungere in una settimana 3.000 views, settimana prossima ti impegni, facciamo la recensione di confronto tra l'Invincible e l'Infinity. Secondo me è un video doveroso, anche perché l'Invincible si stanno praticamente distruggendo, sono già arrivate a fine vita, le ho testate un bel po'. Tra React e Zoom X c'è una differenza abissale in morbidezza, e in questo caso adesso dobbiamo capire anche reattività, perché comunque lo Zoom X mi aveva lasciato incredibilmente sorpreso sulle Invincible, sembrano scarpe da pista. Devo capire questo. Sicuramente c'è tanto React, dovrebbe essere React Premium, perché quello base c'era sulle Legend React, per dire che era plasticona, e bisogna vedere qua come il miglior React credo che ce l'abbiamo solo Infinity sicuramente. L'ultima domanda che ti pongo invece è relativa alla tomaia in Flyknit, che però è diversa secondo me rispetto a quella della Vaporfly 4%, cosa ne pensi? E mi sembra più stabile. Sicuramente è più carrozzata, cioè porca, forse la Epic un po' in avampiede me lo ricorda, però la parte posteriore è molto 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 carrozzata, la scarpa da lento, quindi abbastanza leggera nell'avampiede, anzi ci sono i trafori, vabbè voi non lo vedete, ci sono i trafori ed entra la luce, quindi credo che sia abbastanza leggera. Ovvio nera in estate è abbastanza un problema, ma credo che prima di maggio sarà già consumatissima, e niente, ripeto, nella zona del tallone invece è molto carrozzata. Molto strana invece la soletta, che non si può levare, è incollata la scarpa, e mi sembra anche super super minimal rispetto alle altre. Sembra quasi 2-3 mm, le altre secondo me sono 5-6 mm. Ti sei dimenticato di dirmi quanto pesa, non l'abbiamo pesata, l'ultima cosa che ti chiedo è appunto questa. 2,70. Vabbè, poi lo vediamo. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Spero di vederti prima del 5 mulini. Ma chi vivrà vedrà, comunque ci dovremmo vedere. Forse potrebbe esserci anche la sorpresa, poi te ne parlerò, vediamo un attimino. Va bene, ciao! Ciao!